Ciao, benvenuto su Disegni e Dipingi. Sono Alfredo Papa, l'autore del sito Disegni e Dipingi, e in questa lezione andremo a parlare e vedere come realizzare perfettamente un chiaroscuro su una sfera. Perché la sfera? Perché chiaramente realizzando un chiaroscuro sulla sfera riusciremo a ottenere dei buoni effetti chiaroscurali anche su altri soggetti come volto, animali o qualsiasi altro oggetto esistente, come ad esempio la natura morta. Consiglio quindi di partire a esercitarsi con il chiaroscuro attraverso una sfera per ottenere così un risultato migliore, proprio perché la sfera ci permette di roteare e quindi dare il senso di profondità, volumetria e tridimensionalità a qualsiasi oggetto. Vi darò alcuni dettagli essenziali per realizzare un chiaroscuro su una sfera, perché cosa occorre? Occorrono sicuramente più strumenti per ottenere un maggiore effetto chiaroscurale. Sì, possiamo utilizzare anche una sola matita, ma chiaramente se utilizziamo più strumenti l'effetto sarà ancora più interessante e daremo maggiore profondità ai nostri disegni. Possiamo utilizzare diversi tipi di gomme, diversi tipi di matite, anche diverse marche, proprio per ottenere diversi effetti come grafite pura, eccetera. In questo video vi darò un assaggio, mostrerò il tratteggio da vicino per ottenere appunto un tratteggio uniforme. Chiaramente poi possiamo anche utilizzare diversi sfumini per andare a sfumare sia di sottofondo che in superficie e ottenere un chiaroscuro sovrapposto piuttosto che contrastante da subito. Se riuscirete a ottenere un buon risultato sulla sfera, vi posso assicurare che otterrete lo stesso risultato su un altro soggetto come un volto, una natura morta, una figura umana o un paesaggio. Quindi esercitatevi, dedicatevi con molta cura e attenzione alla singola sfera, compreso lo sfondo e l'ombra. Dobbiamo seguire un ritmo, anche la velocità o la lentezza determina appunto il tipo di tratteggio. Ma è proprio così, non basta solo il tratteggio classico, per ottenere una tramatura anche vibrante e sfumata abbiamo bisogno di dare un ritmo al nostro tratteggio, che può essere veloce, che può essere lento, medio, a seconda appunto degli interventi o delle zone che andiamo ad applicare appunto il nostro chiaroscuro con le matite. Quindi non basta la sovrapposizione, occorre anche il ritmo. Ma oltre al ritmo abbiamo anche la pressione determina l'intensità chiaroscurale, quindi l'intensità del tono. Possiamo essere leggeri o premere a seconda appunto delle zone scure. Quindi per ricavare appunto la profondità in un singolo oggetto dobbiamo considerare il chiaroscuro generale. Nel mio corso online parlo anche di questo, ci sono proprio diverse lezioni sul chiaroscuro in modo specifico, dove vi insegnerò davvero tutto il processo chiaroscurale nel disegno, ma vale anche nella pittura. Se volete approfondire potete vedere i link qui in basso e magari scaricare anche le lezioni gratuite se vi fa piacere. Inoltre dovrete anche il disegno del chiaroscuro della sfera in maniera molto più approfondita. Vi consiglio di esercitarvi almeno 2-3 volte all'anno con un esercizio della sfera, magari posizionando la luce in diversi punti direzionali della sfera. Quindi magari prendete una sfera di polistirolo, appoggiatela su un tavolo, posizionate il faro dove volete, scattate varie foto e scegliete la foto migliore per stamparla e realizzare appunto la vostra sfera. Bene, andiamo a vedere come disegnare il chiaroscuro attraverso una sfera. Partiamo da qui con estrema delicatezza. Incominciamo a sfumare molto piano e delicatamente, tralasciandomi anche già da adesso il riflesso luce, che è questo. Chiamiamo questo tratteggio di livello 2, anche 3, perché magari il tratteggio livello 1 è molto più chiaro di questo, quindi questo tra 1 a 10 stabiliamo e impostiamo questo chiaroscuro iniziando dal livello 3 della scala tonale graduale, delle 10 tonalità graduali del chiaroscuro. E man mano che proseguiamo, ad ogni sovrapposizione chiaramente otterremo un chiaroscuro più intenso, una gradazione di livello superiore, piuttosto che ottenere un chiaroscuro già intenso premendo già da subito. Magari io vado a premere con questo, ottengo già un livello 8 di gradazione chiaroscurale. Invece in questa maniera, attraverso la sovrapposizione, otterremo un chiaroscuro con lo stesso effetto di intensità, ma molto più coerente, fluido, morbido
è più professionale e sofisticato, perché in questo caso con la sovrapposizione otterremo anche un effetto molto vibrante, un effetto interessante, come se l'occhio scuro stesse vibrando sul disegno. Allo stesso modo io realizzo il corpo umano seguendo proprio il chiaroscuro come se fosse una sfera, quindi ogni parte del corpo deve essere realizzata a sé stante, come se ogni zona fosse una sfera, un elemento a parte, un elemento geometrico a parte. Dobbiamo concentrarci elemento per elemento, quindi anche in questo caso, se prendiamo una singola area, dobbiamo rispettare il chiaroscuro come se fosse una sfera, rispettando appunto tutte le gradazioni chiaroscurali. Solo in questa maniera possiamo dare profondità ad ogni area del corpo umano o di qualsiasi altro soggetto. Quindi prendiamo in considerazione ogni area e applichiamo il chiaroscuro come se stessimo realizzando una singola sfera. Tratti di una sfera o di un qualsiasi oggetto, di un volto, di una figura umana, quello che dobbiamo fare è che la volumetria dell'oggetto viene percepita attraverso appunto il chiaroscuro. Più il chiaroscuro è definito e dettagliato, e più chiaramente riusciremo a dare quel senso di profondità molto interessante, come se il soggetto stesse uscendo dal nostro supporto. Ho girato il foglio in verticale in modo da disegnare in questa maniera senza interferire col palmo sul foglio stesso. Quindi andiamo qui e andiamo a rinforzare lo sfondo. Vado a potenziare nuovamente lo sfondo, questa volta però utilizzo una mina, direttamente una mina 12B con una punta corta per ottenere un effetto già da subito scuro e intenso. Bene, ti ho dato qualche accenno di come realizzare un chiaroscuro molto più interessante e dare appunto profondità e tridimensionalità ai tuoi disegni. In realtà più ti eserciterai con la sfera e più otterrai risultati migliori nei vari disegni, come ad esempio in questi casi, perché per ottenere le diverse sfumature abbiamo bisogno di esercitarci. Qui abbiamo due esempi miei di disegni a grafite armatiti con strumenti diversi ma sempre con grafite e passaggi diversi con sovrapposizioni. La sfera qui rappresentata può essere la stessa, ad esempio, della pallina, del naso del signore, dell'anziano, allo stesso modo del nasino, del bambino, oppure le stesse guance riproducono gli stessi effetti chiaroscurali della sfera. Quindi mi raccomando, esercitati e non trascurare questo esercizio. Fai una sfera ogni 6 mesi, in un anno ne puoi fare una, ti consiglio anche 3 sfere all'anno.
e questo ti permetterà appunto di mantenere quell'allenamento sulla pressione e la tramatura. Se ti è piaciuta la lezione, mi raccomando, iscriviti al canale di Disegni e Dipingi cliccando sulla campanellina per non perdere le prossime lezioni. Bene, ti aspetto al prossimo video e mi raccomando, disegna anche tu la sfera per esercitarti sul chiaroscuro. Ti aspetto alla prossima video lezione. Ciao!